Blogisti, buonasera. Incomincia così la nuova era del blog www.nandodallachiesa.it con la mia televisione personale. Ogni tanto ci vedremo attraverso questo video. La ragione per cui ho pensato di battere questa strada è semplice: non mi avete mai visto a Ballarò, non mi avete mai visto ad Anno Zero, insomma non mi avete mai visto nelle trasmissioni che vengono normalmente ritenute le più di sinistra, le più aperte. Avrete visto lì tante persone che non sono invitate da nessuna parte. Io vivo il dramma di dover dire tanti no per quando mi chiedono di andare in questa o in quell'altra regione d'Italia di essere praticamente ignorato dalle nostre televisioni. Invece di piangermi addosso, penso che le tecnologie ci mettano a disposizione la possibilità di comunicare lo stesso. Quindi questa è la premessa generale, ma oggi vorrei parlare della questione morale in due forme un po' particolari. La prima riguarda Firenze, non tanto per parlare di quello che è accaduto, delle dimissioni possibili, ma perché c'è una cosa che mi ha colpito molto della vicenda fiorentina, ed è che questo assessore Cioni, che ha ingaggiato la sua battaglia contro i lavavetri, ha fatto una cosa particolare. Attenzione, io sono uno che si è sempre impegnato, che ha sempre cercato di essere attento ai temi della sicurezza, dell'ordine pubblico, e dunque non ho nulla contro chi se ne sia preoccupato. Certo, i lavavetri sono già una questione che ha meno a che fare con la sicurezza e anche con l'ordine pubblico. Se fossi assessore forse mi occuperei magari di mandare i vigili urbani ogni tanto a controllarli. Ma certo non direi pubblicamente che sono un bersaglio sociale da guardare con preoccupazione, da temere, da trasformare nel proprio nemico cittadino. Ecco, mi sembra che Cioni abbia fatto questo, ma l'aggravante, ecco, quello che davvero in questi giorni mi ha fatto riflettere, è che ha fatto scrivere un opuscolo contro i lavavetri e se l'è fatto finanziare da Fondiaria. Ossia da Salvatore Ligresti, che ne è il proprietario. E ha qualcosa da commedia il fatto che uno degli uomini più potenti d'Italia, che ha avuto a che fare con la giustizia, che è stato anche in carcere e che anche attualmente ha a che fare con la giustizia, finanzi un opuscolo in difesa della legalità contro i lavavetri. Ecco, il ricorrere a chi ha a che fare con la giustizia, ma è molto potente, per prendersela contro chi potrebbe avere a che fare con la giustizia e non conta nulla, dà il vero senso della questione morale in Italia, per come si può presentare. La seconda cosa che riguarda la questione morale è l'intervista che il TG1 ha fatto a Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana. Ecco, io trovo stupefacente che il servizio pubblico nazionale, nel suo telegiornale più ascoltato, cioè sulla sua cosiddetta ammiraglia, faccia intervenire un condannato per numerosi reati, cassiere di una delle bande più pericolose e più feroci d'Italia, che si è conquistata una meritata pessima fama soprattutto negli anni '80, lo faccia intervenire per spiegare che è stato vittima dei magistrati, per consentirgli di raccontare delle autentiche frottole sul suo curriculum giudiziario, che è molto più pesante di come gli è stato consentito di presentarlo, e senza contraddittorio. Ma pensiamo, la RAI, cioè il servizio pubblico che ospita il cassiere della banda della Magliana per lamentarsi di come è stato trattato dai magistrati, per il fatto che gli sarebbero stati sequestrati i beni senza motivazioni, e ci sono invece 500 pagine di motivazioni della Corte di Cassazione, e per difendere le sue ragioni presentarsi nella parte della vittima senza contraddittorio. Cioè il cassiere della banda della Magliana va ad attaccare la giustizia italiana dal video studi di Rai 1, del TG1. Questa è un'altra forma in cui si presenta la questione morale in Italia che mi sembra che debba essere denunciata. Ricordiamo dunque Ligresti, Cioni, Lavavetri,
TG1 Nicoletti, magistrati che non ci sono. Buona serata.